si è generata una situazione, poi il senno di poi è una scienza esatta, lo sanno tutti, però anche all'epoca non era così imprevedibile. Se tu ti ricordi, quando questi qua si sono presentati, magari non sentono dietro lì, non so. Dico che quando questi qua si sono presentati per acquisire l'azienda, c'erano sul terreno altre soluzioni che forse in maniera più onesta chiarivano da subito l'impossibilità degli altri piani di riassorbire l'intero parco lavoratori. Si è scelta questa, ce n'erano altre che comunque erano tutte per un numero limitato di lavoratori, perché chi aveva formulato quelle offerte sosteneva di essere in grado di poter fornire una soluzione unicamente volta in quella direzione. Questi qua, per poter avere l'azienda, visto che non è che disponevano di una credibilità maggiore, di risorse stratosferiche, o non erano particolarmente più presentabili degli altri, hanno aggirato l'ostacolo presentando una classica offerta che non si può rifiutare. Loro hanno detto: noi veniamo qua e prendiamo tutti. E chiaramente noi dal punto di vista sindacale ci siamo trovati, pur senza avere una grossa convinzione in questa proposta, perché era evidente che da come si proponevano non erano particolarmente credibili, però c'era il fatto che dirgli di no significava andare a spiegare a una serie di lavoratori che noi scientemente avremmo rifiutato una soluzione che andava bene per tutti, per privilegiarne un'altra che invece ne collocava solo una parte. Quindi è chiaro che il trucco stava nel manico, cioè la truffa è di base. Loro dall'inizio, perché poi se andiamo a vedere gli atti concreti, tutto quello che c'era nel piano industriale originario non è stato portato avanti nulla, cioè quella fabbrica continua di fatto a fare quello che faceva 10 anni fa, quello che ha fatto con Fulchir, cioè faceva 4 contatori, 4 stampanti, basta. Tutto quello che loro avevano inserito nel piano industriale per poter essere avvantaggiati rispetto agli altri concorrenti erano tutte bufale. Il tema di punta di diritto, io non sono un avvocato, poi ho studiato un po' dell'argomento, credo si tratti di truffa, no? Quando tu proponi una cosa sapendo che non è quella, se tu proponi di vendere un aspirapolvere e poi quell'altro si ritrova con una pentola a pressione, l'hai truffato. Ed è quello che è successo a noi. Allora il punto è, adesso andiamo in regione a parlare di queste cose. Deve essere chiaro che noi andiamo a parlare con della gente che ha una credibilità pari a zero, cioè qualunque cosa si decida di fare, qualunque cosa si decida di fare in quel contesto, deve essere chiaro che uno, questi hanno già presentato un piano che si è dimostrato fallimentare nelle basi, perché loro non hanno realizzato nulla di quello che proponevano. Quindi quello che presenteranno adesso, qualunque cosa sia, dovrà essere vigilato in maniera molto attenta da tutti. Ma quando dico vigilato, dico non come l'altra volta, perché anche l'altra volta ci siamo impegnati tutti.